Buongiorno, buongiorno ai nostri amici in visione e all'ascolto per una nuova puntata di SOS Coronavirus, la regione in emergenza, lo spazio di approfondimento giornalistico curato dall'ufficio stampa della giunta regionale. Oggi il nostro ospite, gradito ospite, è il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, dottor Alfonso Mascitelli. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi, buongiorno. Bene, grazie di aver accolto il nostro invito. Oggi parleremo di un tema collegato ovviamente all'emergenza coronavirus, e anche perché qualche giorno fa il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per l'Autismo, coordinato proprio dall'Agenzia Sanitaria Regionale, ha elaborato un documento proprio sull'assistenza sociosanitaria ai pazienti con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie. Dottor Mascitelli, in che cosa consiste questo documento? Cosa prevede? È un documento importante perché la Regione Abruzzo, grazie anche alla forte sensibilità dell'assessore regionale, la dottoressa Verì, e del presidente Marsilio, è tra le prime regioni che hanno normato e codificato i comportamenti assistenziali che devono essere assunti per la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico. È stato un lavoro delicato, in questo ringrazio la straordinaria professionalità del Comitato Tecnico-Scientifico per l'Autismo, perché il punto che bisognava centrare era trovare un corretto equilibrio tra la necessità assoluta di garantire sicurezza, tutela, garanzia di evitare qualsiasi rischio di contagio per le persone con disturbi dello spettro autistico e al tempo stesso trovare il punto di incontro con la necessità di garantire una continuità assistenziale in persone che possono, a seguito di un forte isolamento sociale, possono subire degli aggravamenti clinici che, secondo anche evidenze scientifiche, possono determinare anche situazioni particolarmente complesse, gravi e delicate. Quindi si trattava di trovare questo punto di incontro. E in questo siamo stati aiutati anche dall'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità che è stato pubblicato il 30 marzo, quindi pochi giorni fa, che dà degli indirizzi, delle indicazioni generali. Si trattava però di contestualizzare questi consigli e queste raccomandazioni in una realtà specifica come quella della nostra regione. Io ci tengo a sottolineare, da un lato per evitare confusioni, che le attività ambulatoriali, domiciliari e semi-residenziali sono comunque sospese in Ecco, ottemperanza. anticipato il tema della prossima domanda, quindi è proprio questo il punto, sì, può Sì, proseguire. è bene chiarire che queste attività ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali sono comunque sospese in ottemperanza alle disposizioni nazionali, in ottemperanza alle corrette ordinanze del Presidente Marsilio che prevedono la necessità, attraverso la sospensione di attività non urgenti e non indifferibili, prevede la necessità di garantire questo distanziamento sociale, questo contenimento del rischio di contagio del coronavirus. Detto questo, però, ecco qui la delicatezza del tema, si trattava di individuare alcune specificità che consentissero di alleggerire il sovraccarico sulle famiglie con figli, con parenti con autismo e al tempo stesso garantire un po' una necessaria continuità riabilitativa per persone particolarmente fragili. Allora, le attività ambulatoriali sono state traslate in attività prestazionali in telemedicina.
Quindi verrà identificato, verranno identificate alcune tipologie di prestazioni con correlata anche codice e quindi remunerazione nel caso in cui vengono, come spesso accade, gestite da erogatori privati accreditati, in maniera tale che con questo strumento innovativo della telemedicina, consigliato anche dall'Istituto Superiore di Sanità, si possa garantire un minimo di contatto terapeutico, di contatto comunicativo con persone che hanno bisogno della presa in carico. Le attività domiciliari, in alcuni casi che devono essere seriamente certificati dallo specialista di riferimento nel caso in cui lo specialista lo ritiene opportuno, anche dall'unità di valutazione multidimensionale, che è un'equipe di professionisti, anche questi verranno tutti contattati per via telematica. Le riunioni di gruppo devono essere assolutamente vietate. E quindi attraverso questa possibilità di autorizzazione, di certificazione da parte dello specialista di riferimento, potranno essere previste anche in casi urgenti e indifferibili alcune attività domiciliari. Fermo restando anche qui che bisogna fare in modo che l'ASL accerti l'assenza di rischio di contagio in quel nucleo familiare, come attraverso sia una anamnesi specifica della situazione familiare in cui si vive e sia, se necessario, anche attraverso l'esecuzione del tampone faringeo per la ricerca molecolare del virus. Certo. Abbiamo fatto anche di più. Ci siamo chiesti è possibile, nel caso in cui l'isolamento domiciliare per persone con autismo determini il rischio di comportamenti clinici, a volte anche lesivi o a volte in alcuni casi aggressivi, è possibile consentire l'uscita dal proprio domicilio? Ecco, anche in questo caso, senza stimolare comportamenti facili o superficiali, abbiamo previsto la possibilità che dietro una specifica certificazione da parte dello specialista è possibile, è consentito per un singolo familiare, quindi di solito il genitore, accompagnare la persona con autismo in una distanza che sia evidentemente superiore da quella delle immediate vicinanze. Possiamo parlare, a proposito di questo aspetto, quindi della possibilità di comunque muoversi all'interno del comune di residenza, e c'è questa prescrizione? Sì, è consigliabile, sempre per eliminare al minimo i rischi di contagio, che non ci sia un eccessivo allontanamento. Noi comunque, sulla base anche di altre esperienze regionali, consentiamo, sempre dietro specifica certificazione dello specialista, quindi non c'è, e ci tengo a sottolinearlo, nessun automaticismo: persona con autismo, ergo diritto a fare quello che si vuole. C'è sempre la necessità di una certificazione dello specialista per quel caso specifico. La certificazione può essere trasmessa per via telematica, quindi non c'è necessità di spostamenti o di intasamenti delle attività ambulatoriali, e lo spostamento è consentito nell'ambito del territorio di residenza o del territorio domiciliare, perché l'Istituto Superiore della Sanità anche in questo ha consentito, a fini terapeutici, spostamenti per continuità, per assistenza terapeutica, spostamenti sia a piedi, e dice l'Istituto Superiore, anche eventualmente in auto.
per alcuni casi in cui c'è la necessità di alleggerire il sovraccarico familiare e decongestionare il rischio di aggravamento di questi pazienti. Bene, io la ringrazio, direttore, perché ha, diciamo, riuscito a dare un po' un quadro esaustivo, completo, insomma, di quella che è la situazione. Chiaramente è una problematica molto importante quella legata all'autismo. Purtroppo abbiamo in regione, come insomma in tutta Italia, diciamo, casi, e quindi vanno gestiti chiaramente nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'emergenza Covid. Noi la ringraziamo per la disponibilità e magari torneremo a sentirla più avanti. Per la straordinaria informazione che fate, grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Alla prossima puntata. Buon lavoro.